siete pochi. Buonasera a tutti. Avevo qualcosa di scritto, però un amico che non ha voluto, è qui comunque questo amico, che ha voluto farmi questa sorpresa, questa lettera che ha inviato ad altri suoi amici attivando una catena importante, ha parlato di Cevenini che parla a braccio senza dire mai cose banali, quindi un impegno importante. Parto dai protagonisti, da quelli che hanno voluto questa nostra serata. Un po' diversa e particolare, su questo il candidato Cevenini si caratterizzerà, perché Fausto Carpani, assieme agli altri amici che avete incontrato, Luigi Lepri, gli altri, non li cito tutti per nome, li conoscete perfettamente, hanno voluto dedicarmi e dedicarvi una serata, molto semplice, una serata come quelle che fanno in tanti giorni normali della loro attività, incontrando persone che hanno la fortuna e il privilegio di vivere in questa città, di divertirsi con loro, di prendersi qualche minuto di respiro assieme a loro. Li ringrazio. Ringrazio naturalmente Marco Poli e Mauro Olivi, perché sono saliti su questo palco e hanno detto esattamente quello che pensano, che dicono nelle loro giornate, che hanno maturato in queste settimane. Io non ho chiesto niente a nessuno, neppure a loro, tant'è che non colgo l'occasione per dire, ma Mauro lo sa, che le cose che ha detto non sono le cose che dico io e che penso, ma questa è una delle cose belle, se non naturalmente l'apprezzamento ad entrambi per il sostegno che mi stanno dando. Me lo stanno dando con il loro modo, non c'è bisogno di presentarli. Uno è stato, fra l'altro, il primo, devo dirlo, di Marco Poli, il primo che ha capito che celebrare i matrimoni in un municipio, io ho visto un suo libro, lui scrive libri, fra l'altro l'ultimo ve lo consiglio, così facciamo un po' di promozione, qui siamo tutti qui gratis, cose di altri tempi. Lui è stato il primo che ha capito che celebrare i matrimoni in municipio è un servizio pubblico vero, ma è un momento di relazione con le persone. Voi non avete idea cosa significa per un amministratore pubblico incontrare due persone che diventano automaticamente 70-80 persone, che salgono nel palazzo molte volte per la prima volta, e se sono già venuti nel palazzo sono venuti perché l'autobus non funziona, per protestare per l'asilo, per fare domande e per pagare le tasse. Quello è un momento particolare, significativo, positivo. Marco è stato assessore nel comune di Bologna, come ha detto lui, si è staccato, ha avuto sempre le sue idee, ha partecipato, e come, perché Marco scrive molto spesso sul Carlino e quando scrive segnala anche fatti e situazioni. Io non l'ho cercato, lui si è espresso, l'ha fatto questa sera in questo modo. Mauro Livi, storia completamente diversa, ma sempre con grande presenza nel palazzo, si è fatto vivo, lui è Corticella, ha detto la cosa che ha voluto dirmi da Saraffo, da Saraf, perché a Bologna si dice così, ha detto: oh Cevenini, io appoggio Cevenini perché a Corticella è più conosciuto di me. Naturalmente sa perfettamente che non è vero, perché lui e Corticella sono un pezzo unico. Quindi gli perdono le frasi che Maurizio Cevenini non ha mai pronunciato e non pronuncerà mai. Ma perché? Torniamo al discorso del Saraffo. Io, come lui e come tanti di voi, sicuramente tantissimi, non amo lisciare il pelo dalla parte giusta. Cioè, se uno mi dicesse, giusto in una commedia, ma io non so fare, cioè io so fare il cabarettista che improvvisa, non saprei fare l'attore, però solo in una commedia uno riuscirebbe a impormi la battaglia dura, il candidato duro contro i suoi avversari, io non ci riesco. Maurizio Cevenini è quello che vedete tutti i giorni da 10 anni a questa parte, in mezzo alla gente, esprimendo pareri. È quello che
fino ad oggi, negli ultimi 9 anni, ha svolto un incarico istituzionale di Presidente del Consiglio da una parte e di Vicepresidente dall'altra, e si è trovato nella delicata situazione, positiva o negativa, valutatelo voi. Quando mi sono candidato, e c'erano le condizioni per chiedere a un candidato, insomma, hai un ruolo istituzionale di garante, sei presidente di un'assemblea, fatti da parte, sospendi perlomeno la tua attività per questi 2 mesi di campagna per le primarie, a parte Rifondazione Comunista, che ha chiesto le dimissioni di Cevenini, chiedendomi poi anche, cioè dicendomi, guarda, dovevamo farlo, però me l'hanno chieste, tutti i gruppi consigliari di destra e di sinistra hanno detto Cevenini è una garanzia per il Consiglio Provinciale. Allora, un uomo delle istituzioni che è considerato garanzia, e questa è la cosa che cambio rispetto alla mia presentazione, non è né un candidato debole né impreparato sul piano politico. Io questo... Io ve lo dico questa sera perché sono molto convinto di quello che ho fatto quando mi sono candidato. I candidati hanno presentato il loro curriculum, avete visto la dinamica delle presentazioni. Allora io mi sono sentito di dire nei confronti degli altri candidati: sono preparati. Non ho detto che io non ero preparato, ho anticipato le eventuali critiche di altri. Si sono smorzate tutte. Oggi ho sentito, per esempio, alcuni sostenitori legittimi da parte mia, singolo dirigente, poi ne parlerò, può esprimersi per qualsiasi candidato. Ho sentito su questo palco Bersani, e io sono venuto a sentirlo, qualcuno mi ha criticato, ha detto, oh, qualcuno, attenzione, mi ha criticato Monaco, che è dall'altra parte, addirittura c'è un candidato che va a sentire l'altro candidato, un momento. Pierluigi Bersani veniva a Bologna dopo mesi e veniva a parlare su questo palco. Io ho sentito Pierluigi Bersani dire che i candidati sono tutti autorevoli e preparati. Da lì in poi perfino gli oppositori non si sono permessi di fare gli attacchi, l'ironia su Maurizio Cevenini. Io l'ho detto nella mia presentazione, io per 30 anni nel bene o nel male ho lavorato, ho fatto un'attività privata, difficile e delicata in una realtà come l'Emilia Romagna, perché lavorare nella sanità privata e mantenere un equilibrio, avere riconoscimenti da parte dell'interlocutore pubblico che la gestione del rapporto tra pubblico e privato in Emilia Romagna è un fiore all'occhiello nel paese rispetto a scelte di altre regioni come la Lombardia o altro, è un fiore all'occhiello anche mio, si vede che ho saputo fare il mio mestiere. Bravo. E assieme al mio mestiere ho fatto attività politica nei ruoli che mi sono stati assegnati, senza arrampicarmi, senza chiedere nulla in particolare. Ho fatto l'assessore nel comune di San Lazzaro, qui ho visto che c'è Bacchiocchi, tra l'altro dopo è diventato sindaco Bacchiocchi. Ho fatto 2 anni l'assessore al personale, cosa non semplice. Adesso qualcuno dice non serve l'assessore al personale, però cosa non semplice. L'ho fatto per 2 anni perché oltre diventava incompatibile, qui spezzo una lancia per i tanti amministratori dei nostri comuni che fanno fatica ad abbinare l'attività politica all'attività professionale, non riuscivo a continuare bene la mia attività professionale. Allora ho fatto il capogruppo che insomma mi impegnava un po' meno. Quei 2 anni io ho un ricordo, ma anche i dipendenti del comune di San Lazzaro hanno un ricordo di Maurizio Cevenini, di un amministratore equilibrato e capace. Queste sono le lettere che mi sono arrivate, sono molto belle. Io sto accumulando pensieri e idee per Bologna e soprattutto un cumulo di cose su di me, e vengono fuori inaspettate giovani ragazze che oggi sono mamme con 3 figli, che fanno altre cose nella loro attività, che avevano lavorato con me a San Lazzaro e hanno detto lei